Salve, grazie mille della sua presenza. Mi sente? Sì, la sento. Benissimo. Allora, vabbè, noi siamo riusciti a collegarci solo ora dopo delle, diciamo, difficoltà tecniche, però fino ad ora abbiamo fatto, diciamo così, un quadro della condizione dei lavoratori impiegati nei servizi esternalizzati e nella pulizia delle scuole. Vicenda che lei segue da tempo, vicenda che l'ha vista anche protagonista quando era all'opposizione di iniziative, diciamo di proposte all'interno delle commissioni. Oggi lei presiede una commissione, quindi le chiediamo di illustrarci quello che si sta facendo, diciamo così, per andare verso un obiettivo che credo sia comune anche all'iniziativa che lei ha sempre portato avanti, ovvero quella di riportare in mano pubblica questo servizio e con questo quindi anche i lavoratori. Sì, io voglio dire innanzitutto che stiamo ottenendo un risultato storico, un risultato che non è per nulla scontato e che sapete benissimo voi che avete vissuto sulla vostra pelle cosa significa e quali poteri ci sono a contrastarlo. Quindi dal primo giorno di questa nuova legislatura, ancora prima che si costituisce il governo, ci siamo attivati con diversi deputati e senatori e abbiamo continuato a seguire la vicenda, fino poi ad arrivare al momento attuale dove io ho depositato una risoluzione per risolvere questo problema enorme e internalizzare il servizio e garantire la stabilizzazione dei lavoratori. Ho dovuto quindi, diciamo, interloquire con la Lega, abbiamo costruito, firmato e sottoscritto insieme questa risoluzione e depositato nella Commissione Cultura che lavora insieme a quella Lavoro per votarla e oggi, dopo che abbiamo avviato la discussione qualche settimana fa nella Commissione Congiunta, è arrivata questa settimana la notizia che la misura è stata inserita nel DEF. Questa cosa significa una sola cosa, che in legge di bilancio si farà la misura delle internalizzazioni, perché è stata riportata nei documenti ufficiali. Ora manca un ultimo tassello, il tassello della votazione della risoluzione, che avverrà la prossima settimana. La prossima settimana avremo un'altra congiunta lavoro e cultura e quindi si passerà alle dichiarazioni di voto di tutti i gruppi e alla votazione di questa risoluzione. C'è questa fase di votazione importante, dopodiché tutto passerà alla definizione del provvedimento nella legge di stabilità e dentro la fine dell'anno sarà determinato tutto il processo. Abbiamo la fortuna di poter fare riferimento ad una norma che già è stata una prevista, quella di Palermo, e che quindi ci permette di verificare anche come sta andando quella procedura per eventuali correzioni, e credo che diventi un segnale fortissimo per il Paese per dire che certe incrostazioni, certe lobby, certe misure a danno tutti i cittadini, della stragrande maggioranza dei cittadini, con questo governo e con questa maggioranza vengono finalmente messe a tacere. E io credo che da questa misura debba ripartire anche un grosso senso di speranza all'interno di tutto il mondo scolastico, di tutto il paese, perché
possiamo dare questi segnali che nei prossimi anni tante cose, tante brutture, tante storture verranno modificate e per una condizione più sana del lavoro, dei ragazzi che sono nelle scuole, di mettere il futuro, le generazioni future del nostro paese nelle migliori condizioni per aiutare il nostro paese ad essere sempre in migliore, sempre in una situazione di maggior benessere, e questo dipende dalle condizioni che sono dentro la scuola. I posti che si sbloccheranno saranno solo con questa operazione, in cui con lo sblocco dei 12.000 posti, finalmente ci sarà un nuovo organico per tutto il mondo della scuola, che altrimenti rimarrebbe precluso per altri 20 anni, perché questa è la situazione. Cioè oggi bisogna essere molto concentrati sul punto di arrivo, perché questo punto di arrivo sblocca le situazioni di discriminazione e sblocca le situazioni di lavoro per tutti, perché una volta avviata questa procedura nel tempo ci sarà il personale, cioè ci sarà lo spazio per tutti i lavoratori che stanno aspettando e che magari anche in altri settori hanno subito precarietà e hanno subito una continua situazione di rimando occupazionale anche per 10 anni. Perfetto, naturalmente ci trovi d'accordo, nel senso che è necessario finirla con l'esternalizzazione e quindi garantire, partire già dai posti accantonati per garantire sicurezza ai lavoratori e per garantire migliori servizi alla scuola. Noi continueremo a fare la nostra parte, continueremo a bersagliarti di domande, continueremo a manifestare laddove è necessario, continueremo a spingere anche sui deputati, anche degli altri partiti, degli altri movimenti presenti in Parlamento affinché facciano una scelta di coraggio rispetto alle esternalizzazioni che raccontiamo bene nei libri bianchi e che tu conosci bene. Crediamo che sia necessario mettere la parola fine alle esternalizzazioni e anche partire con un nuovo passo. Siamo contenti che tu oggi ci hai dato questa buona notizia. Avevamo visto sì nel DEF un piccolo passaggio che riguardava i lavoratori, ma naturalmente adesso ci aspettiamo i numeri e quindi siamo contenti che il modello può essere quello di Palermo, che è sicuramente un modello importante che parte dalla conoscenza di quelli che sono i lavoratori e riconosce i posti accantonati e apre le graduatorie anche per gli eventuali non lavoratori che non rientrano nei posti accantonati. Quindi per noi è una grande notizia, una bella notizia che ne faremo subito, ci faremo portatori nei confronti degli altri lavoratori. Invece ti volevo chiedere sulla risoluzione 37, sì. Sulla risoluzione 37, diciamo, immagino che il calendario parlamentare sia abbastanza pieno del DEF. Sulla risoluzione 37 pensi che possa essere approvata entro fine mese o comunque arrivare addirittura ad arrivo e quindi essere un altro tassello che è utile ai lavoratori, utile anche all'USB e all'internalizzazione stessa, che può arrivare entro fine mese? Sì, l'ho detto prima, ci sarà la votazione la settimana prossima, quindi è molto importante, probabilmente mercoledì, è molto importante che l'ultima frase, una delle ultime frasi che tu hai detto, riguardo diciamo alle sollecitazioni di tutti i deputati, io credo che questo momento sarà importante da oggi in poi cercare di comunicare con tutti i deputati di Commissione Lavoro e Commissione Cultura della Camera per sollecitare ad un voto positivo di questa sollecitazione, di questa risoluzione, della risoluzione 37, così come scritta, facendo sentire che c'è un popolo dietro, c'è una sofferenza, ci sono storie di 20 anni dietro questa misura politica, e non è semplicemente un atto scritto astratto
e senza vita, invece c'è una storia, una passione che voi dovete comunicare in modo gentile, in modo tranquillo, ma dovete comunicare che è importante che questo passo si faccia siano invitati i deputati, diciamo, a mettere fine per il bene del paese a questa esternalizzazione che in questi anni ha fatto solo danni. Va bene, ti ringraziamo. Se vuoi rimanere naturalmente con noi, noi continuiamo il dibattito, comunque continuiamo. Questa, ripeto, è una notizia importante che ci aiuta molto a capire un po' come muoverci. Naturalmente ti ringraziamo fin d'ora per il lavoro che hai fatto già negli anni passati quando eri all'opposizione. Grazie molto.